Siamo molto orgogliosi di poter organizzare qui a Monteciccardo il campionato italiano di boccia alla lunga coppie. Si tratta di lanciare la boccia il più lontano possibile. La gara viene disputata effettuando 8 lanci consecutivi e la coppia che riuscirà a percorrere il maggior tragitto con i propri lanci sarà la vincitrice. La gara è divisa in categorie, quindi ognuno parteciperà per la propria categoria: donne, under, over, non test di serie e test di serie. I test di serie appunto sono i migliori giocatori italiani. Sono previste circa un centinaio di coppie che ci raggiungeranno da tutta Italia, dalle regioni centrali dell'Italia, grosso modo. La manifestazione si disputerà in via Petricci a Villa Gulini di Monteciccardo. Approssimativamente percorreremo un paio di chilometri con la gara. Questo dipende dal fondo stradale, cioè dalla conformazione della strada, che presenta diverse curve e quindi diciamo non permette lanci così lunghi, però è una particolarità della gara. In strade con più rettilinee si riesce a percorrere più strada, però non è tanto la strada ma le asperità, il vincere le difficoltà, che fa di un giocatore un bravo giocatore, e quindi viene premiato sicuramente il migliore. Ecco, le premiazioni avverranno alle 18:30, chi verrà premiato e qual è il premio? Verranno premiate i primi 3 classificati di ogni categoria, con una coppa e con una medaglia. Il vincitore, il primo di ogni categoria, riceverà anche la maglia di campione italiano. Volevo soffermarmi sulle coppe, le coppe che porteremo alla premiazione, che abbiamo fatto costruire, sono l'immagine stilizzata di un giocatore che lancia la boccia. Non c'è un limite d'età per giocare a boccia lunga. Da quando si cammina poco più si può giocare, e fin quando ci sono le condizioni psicofisiche ci sono giocatori molto anziani che hanno superato gli 80 e continuano a giocare e si divertono, ovviamente nella loro categoria, però si divertono. I ragazzini adesso, diciamo che dai 10 anni iniziano a praticare la boccia lunga, trascinati magari dai genitori. Domenica, se non sbaglio, ce ne sarà anche qualcuno che ha meno di 10 anni, quindi diciamo dai 10 anni agli 80 anni sono tutti ben accetti, ma anche oltre.